Affari Italiani con Benedetto Mangiante, direttore marketing e innovation di Nexive. L'e-commerce, buongiorno a lei, l'e-commerce sta tirando molto, il mercato dell'e-commerce è in aumento e quindi il gruppo lancia una nuova soluzione. Esattamente che cosa presentate? Presentiamo un prodotto che è il terzo prodotto della gamma che va a intercettare i valori dell'e-commerce, che punta a quella fetta di mercato fatta da esigenze che vanno sulla semplicità, sulla economicità e sulla affidabilità del nostro network. Quindi tutti quelli che sono i prodotti che i nostri merchant oggi ci propongono, che vanno su una rete affidabile, che è quella che ci ha permesso di avere nel corso degli anni un 15% del mercato sul network postale classico, e che offrono comunque servizi a valore che sono per esempio l'SMS di pre-alert prima della consegna, un sito track and trace in cui si può seguire la spedizione in tempo reale, e soprattutto flyer gratuite per chi deve spedire con noi. Quindi cura del dettaglio nella spedizione, attenzione al cliente che può seguire il percorso della propria spedizione e velocità anche, sono questi i driver? Velocità sì, ma soprattutto affidabilità, perché quello che veicola il sistema economy sono prodotti a basso valore in termini di contenuto, per i quali il merchant ci chiede più che il next day delivery l'affidabilità rispetto a un recapito in 3 giorni/5 giorni. Ecco, mi diceva prima che l'editoria sta funzionando bene come diciamo settore in aumento per l'e-commerce, i numeri sono confortanti perché sono aumentati nel 2014, e cosa prevedete per il 2015? Allora, per fare una rapida overview su quello che è il trend del mercato dell'e-commerce, l'e-commerce cresce di anno in anno del 13%, all'interno di un segmento parcel più generale che cresce del 7%, quindi l'e-commerce all'interno del parcel conquista ogni anno quasi il doppio delle quote. E i segmenti di riferimento dell'e-commerce sono assolutamente il publishing, quello che dicevo prima, quello degli electronics, tutta la componentistica di telefonia, il TV home shopping e l'online shopping center, ma anche il fashion. E per darle qualche numero, il fashion ha l'80% di quel segmento che è sotto i 3 kg, quindi entra a pieno titolo nel mondo dell'e-commerce. Quindi lì ci sono una serie di opportunità sul mercato che noi vogliamo andare. Quindi un mercato in crescita, una soluzione che può affrontare l'aumento di offerta, per cui da Affari Italiani è tutto, la ringraziamo e buon lavoro. Grazie mille.